E allora, ecco, questa è l'ultima parte di questa puntata di TV7 Match, Ermanno, che dedichiamo alla conferenza di Yalta. Torniamo al febbraio del 1945, siamo ormai alle ultime battute della Seconda Guerra Mondiale e, come dire, gli alleati si ritrovano a Yalta, in questa, questa conferenza a Yalta in, in Crimea. Allora, il problema fondamentale era il luogo. Avevano proposto anche altri posti, ma naturalmente il problema era la sicurezza di Stalin. Stalin non voleva uscire, difatti fece un percorso abbastanza complesso per arrivare fino a Yalta, nonostante fosse, diciamo, nella zona di sua appartenenza, perché rischiava molto. Ma la stessa cosa successe con Roosevelt, perché Roosevelt doveva passare all'Atlantico, quindi ci mise diversi giorni, anzi diverse, alcune settimane, solo per andare. Si incontrarono, Churchill non era invitato, ma si autoinvitò, si incontrarono e poi proseguirono per Yalta e naturalmente lì ci fu il grande incontro di cui qui in studio abbiamo anche una fotografia, una stampa ingigantita, se i nostri registi la inquadrano. Andiamo, qui sul lato della... ecco, vediamo. Vediamo Roosevelt, Churchill e eccoli qua. Eccoli qua. Abbiamo la telecamera che copre un attimino Winston Churchill, però erano i tre uomini che avevano stabilito di dividere il mondo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Uno dei, diciamo, delle persone che non è stato invitato e ne ebbe abbastanza, diciamo, cruccio in questo senso fu il generale francese, che naturalmente non fu invitato perché in effetti non era ben accolto. Comunque faceva parte del gruppo, ma naturalmente le cose non andarono come lui voleva. E ebbe un grande crucio anche nei confronti dell'America e poi dell'Inghilterra anche successivamente. Questa riunione praticamente voleva stabilire una pace condivisa, invece di fare come è stato fatto a Versailles dopo la prima guerra mondiale, quando si sono riuniti tutti i vincitori e hanno cominciato a dividere i territori eccetera. Questi l'hanno fatto preventivamente, ma la strategia di Roosevelt è dire: dopo che abbiamo vinto in Europa, che ormai la vittoria era prossima, cosa facciamo in Oriente, dove la guerra continuava, i giapponesi non erano così, diciamo, erano abbastanza agguerriti e sarebbe stato molto difficile, perché il Giappone aveva conquistato buona parte della Cina, aveva in mano una flotta molto potente, portaerei eccetera nel Pacifico, e di conseguenza gli eserciti francese e inglese sicuramente non erano in grado di dare una mano agli americani e tutta la guerra sarebbe cascata sulla schiena degli Stati Uniti. Quindi Roosevelt voleva mettere le mani avanti con il suo grande, diciamo, partner, perché in quel momento il partner più importante della guerra era sempre Stalin, è sempre stata la Russia. Quindi aveva bisogno di un appoggio, perché aveva dei grossi dubbi se l'America se la fosse cavata in poco tempo, oppure se fosse stato un massacro per gli americani. Ricordiamoci una cosa, che gli americani avevano un'idea molto precisa durante la guerra: ci fossero meno morti, meno sacrifici umani possibili nei confronti dei cittadini americani. E quindi loro hanno fatto una guerra praticamente di bombardamenti, perché non volevano fare una guerra frontale come è stata la prima guerra mondiale. Invece i russi, purtroppo, per altri motivi, dovettero affrontarla frontalmente e di conseguenza ebbero un sacco di morti, parliamo di oltre 27 milioni ufficialmente morti durante il secondo conflitto mondiale. Ecco, questo è un attimo un'apertura, e con noi abbiamo due grandi esperti che ci aiuteranno a penetrare in quello che è stato l'accordo di Yalta, perché una parte si conosce, ma ancora qualcosa non è emerso. Certo. E con noi abbiamo appunto... Certo, presento gli ospiti che abbiamo con noi. Ringrazio il professor Stefano Luconi. Buonasera, professor Luconi.
Buonasera, grazie dell'invito. No, grazie a lei, docente di storia degli Stati Uniti all'Università di Padova, e ringrazio e saluto il professor Antonio Varsori. Buonasera, professor Varsori. Buonasera, grazie. Buonasera a lei, grazie, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università di Padova. Ermanno, quando inizia la conferenza di Yalta, l'Armata Rossa è già, diciamo così, in vista di Berlino, si stava avvicinando a grandi passi verso... Beh, diciamo che il fronte più importante era quello a nord-est, che aveva praticamente aveva caricato sulle sue spalle tutto il conflitto, fin dall'attacco della Germania contro la Russia e poi tutto il resto. Diciamo che lo sbarco in Normandia è la parte più tragica per gli alleati inglesi, francesi, ma diciamo è poca cosa se noi contiamo i sacrifici che ha fatto la Russia rispetto a quello che ha fatto l'America. L'America peraltro era più attrezzata soprattutto con bombardieri e di conseguenza prima bombardava, poi l'esercito andava avanti. Ecco, e naturalmente la complessità del fronte russo era molto più grande, perché naturalmente coinvolgeva varie nazioni e non tutte le nazioni erano perfettamente allineate dalla parte dei russi, e naturalmente molti per esempio polacchi erano arruolati nell'esercito tedesco per necessità, virtù naturalmente. E in questo senso chiederei al professor Lucconi di darci un inizio di questa, qual era lo stato del fronte al momento di Yalta, come si prospettava questo fronte? A nord, a nord-est c'erano i russi naturalmente, e poi a sud invece c'erano... Prego. Ma io direi che l'importanza di Yalta sta più che nei suoi contenuti e negli accordi, nella circostanza in cui si svolse. Cioè, è una circostanza in cui era chiaro che ormai gli alleati stessero vincendo, il problema era semplicemente in quanto tempo avrebbero vinto. Come ricordava lei prima, l'Armata Rossa era attestata sull'Oder, quindi sostanzialmente a un'ottantina di chilometri da Berlino. Contemporaneamente stava assediando Budapest, e sarebbe entrata a Budapest proprio due giorni dopo la conclusione della conferenza di Yalta. La Francia da tempo era stata liberata, stavano gli anglo-americani per lanciare una offensiva in Renania, anche lì per, diciamo così, una scelta di Hitler che i suoi stessi generali non condividevano, ovvero sia di non arretrare a est del Reno e utilizzare il Reno come, diciamo così, barriera per frenare gli anglo-statunitensi. Quindi è una guerra che chiaramente gli alleati stanno vincendo, la Germania è sostanzialmente in ginocchio, e quindi l'importanza di Yalta sta proprio in questa circostanza di svolgersi alla vigilia della vittoria degli alleati in Europa. Dicevo che è più importante la contingenza che non il contenuto, perché in realtà quello che fu deciso a Yalta era già stato anticipato nella conferenza di Teheran nel 1943, fine novembre, inizio di dicembre, in una situazione invece profondamente diversa, in cui sì, la Germania non era ancora pienamente sulla difensiva, gli alleati avevano quasi gli alleati, soprattutto gli Stati Uniti, molto meno il Regno Unito, avevano quasi il peso della responsabilità di non aver ancora aperto il secondo fronte in Europa, e quindi di non aver alleggerito la pressione sull'Armata Rossa sovietica,
E invece tutto questo è superato nel momento in cui si svolge la conferenza di Yalta, perché la Francia è stata liberata in tempi ragionevolmente rapidi e l'Armata Rossa sta avanzando, e Stalin, oltre a avanzare, poteva anche vantare a proprio credito il fatto che la pressione dell'Armata Rossa avesse in un certo senso frenato l'ultima disperata offensiva tedesca alla fine del 1944 nelle Ardenne, perché appunto l'esercito tedesco, oltre a cercare di avanzare nelle Ardenne, doveva guardarsi le spalle dall'Armata Rossa. Quindi è un contesto profondamente diverso, un contesto in cui il trionfo degli alleati in Europa è sicuro ed è imminente. Ma però anche il discorso delle Ardenne, e secondo la strategia di Churchill, l'avanzata degli alleati da parte sud doveva attraversare tutta l'Italia, passare le Alpi e poi andare verso la Germania. Invece Roosevelt decide, in maniera molto, e lo impone questo anche agli inglesi, lo sbarco in Normandia, che sicuramente era una cosa molto più complessa, ma molto più rapida per aiutare i russi, perché i russi si trovavano in grosse difficoltà, avendo tutto il fronte sulla schiena, perché ricordiamoci che il fronte italiano era poca cosa rispetto al fronte russo, e quindi Stalin, proprio a Yalta, rimprovera gli alleati di non essere sufficientemente attivi per attivare un fronte a sud che alleggerisce il fronte nord. Ce l'avevano loro tutta sulla schiena, no? E quindi anche la battaglia dell'Ardenne è stata obbligata da parte degli alleati, altrimenti la Russia non avrebbe proseguito. Ma questo si riflette anche negli aiuti successivi di Stalin per conquistare, poi per fare la guerra contro il Giappone, perché ricordiamo che a quell'epoca la Russia non aveva mai dichiarato guerra al Giappone, anzi avevano fatto un trattato di pace, di conseguenza l'avrebbe dovuto attivare questo attacco e motivarlo, ma Roosevelt ne aveva bisogno. Prego, professore. Sì, nel 1941 l'Unione Sovietica e la Germania, il Giappone avevano firmato un accordo, un patto di non aggressione. Un patto segreto. Nella logica di Roosevelt, come ricordava anche lei prima, in termini di contenimento delle perdite di vite umane tra i soldati, gli obiettivi militari erano prioritari rispetto a qualsiasi altra considerazione di carattere politico o ideologico. Le stime fatte dallo Stato Maggiore statunitense dimostravano che l'occupazione militare dell'arcipelago giapponese isola per isola sarebbe stata estremamente costosa in termini di vite umane per gli statunitensi. Quindi Roosevelt alla conferenza di Yalta aveva tra i suoi obiettivi anche quello di convincere Stalin a denunciare il patto di non aggressione firmato con il Giappone nell'aprile del 1941 e dare un contributo a piegare il Giappone e a sconfiggere il Giappone, e a questo fine promise a Stalin il recupero da parte dell'Unione Sovietica di quelle parti di territorio russo che nel 1905 l'allora impero russo aveva perduto a causa della sua sconfitta contro il Giappone nella guerra combattuta fra il 1904 e il 1905. Cioè, in sostanza, si trattava di restituire a quella che ormai era diventata l'Unione Sovietica da tempo le isole Curili, la parte meridionale della penisola di Sakhalin e il porto
di Port Arthur, e quindi doveva, queste, diciamo così, concessioni territoriali avrebbero dovuto rappresentare un incentivo per convincere Stalin a entrare in guerra anche nel Pacifico. Grazie. Allora, Antonio Varsori, abbiamo un momento critico dove bisogna spartire il pianeta, perché i vincitori, questa è una guerra mondiale, quindi sarà una pace mondiale. Come dividerlo? Ma già nasce, diciamo, ci sono i prodromi di una divisione che poi diventerà una continuazione di un conflitto, anche se sarà un conflitto, una guerra fredda. E tutti vanno a Yalta per vedere anche un certo tipo di strategia da fare. Lascio a lei la possibilità di spiegare ai nostri telespettatori cos'è Yalta. Ma io riprendo un'osservazione che aveva fatto il mio collega Stefano Lucconi. Cioè, alla fine dei conti, il mito di Yalta è un mito. Sì. Nel senso che, in effetti, alla fine dei conti, se noi esaminiamo ciò che viene discusso a Yalta, non ci troviamo assolutamente di fronte a una divisione del mondo, perché vennero affrontati, alla fine dei conti, solo quattro temi fondamentali. Uno è quello che è già stato illustrato appunto da Stefano Lucconi, quindi la richiesta da parte di Roosevelt di un sostegno dell'Unione Sovietica nei confronti della fase conclusiva della campagna militare contro il Giappone, cosa che naturalmente Stalin accetta sulla base appunto di quei compensi che appunto Stefano Lucconi ricordava. Poi l'altro tema che viene affrontato è quello della Germania, quindi del futuro della Germania, ma in maniera molto vaga, perché non c'è nessuna poi fondamentale decisione circa il futuro della Germania. Si rinvia tutto a quello che sarebbe stato un trattato di pace, che poi naturalmente non ci sarà mai, a causa della guerra fredda. L'unica decisione che si prende, in qualche modo devo dire, come diceva Stefano Lucconi, erano temi che erano già stati affrontati in parte a Teheran, quindi ciò che si decide è che il territorio tedesco sarà occupato dalle potenze vincitrici, sulla base appunto di una divisione di territori, e diciamo l'unica forse novità significativa è che, nonostante, devo dire, né Stalin né Roosevelt sono particolarmente entusiasti di questa scelta, si decise che anche la Francia avrebbe partecipato appunto all'occupazione militare della Germania, ma sulla base di un territorio che sarebbe stato ricavato dalle due zone di occupazione, quella inglese e quella americana. Secondo tema che venne affrontato fu quello della sorte della Polonia, ecco, sì, questo in qualche caso può essere già legato a una futura divisione in sfere di influenza, ma fino a un certo punto, perché quello che si decise fu che la Polonia avrebbe acquisito territori a ovest a spese della Germania, e quindi sarebbe stata compensata per ciò che avrebbe perso ad est, sulla base in fondo di quello che era stato il patto Ribbentrop-Molotov del 1939, quindi fondamentalmente delle acquisizioni compiute dall'Unione Sovietica. E quindi si decise poi questo confine dell'Oder Neisse. Tra l'altro devo dire che gli alleati si dimenticavano che c'erano due rami del fiume Neisse, ma insomma questo andò a vantaggio naturalmente dell'Unione della Polonia, indirettamente dell'Unione Sovietica. Naturalmente non si posero il problema di cosa sarebbe accaduto dei milioni di tedeschi che vivevano in questi territori. E l'altro tema, che alla fine dei conti forse era il più importante, soprattutto per Roosevelt, perché qui la visione di Roosevelt non era tanto della divisione del mondo, che era una logica forse più inglese, più sovietica da un certo punto di vista, o quantomeno la spartizione dell'Europa, ecco. L'idea della nascita di un'organizzazione internazionale che sostituisse la Società delle Nazioni, e quindi l'idea dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Stefano Lucconi sottolineava come per Roosevelt la questione fondamentale fosse vincere la guerra. Durante la guerra non si doveva in fondo discutere del dopo,
Il dopo, il futuro del dopo sarebbe stato deciso da una nuova organizzazione internazionale, quindi quella che sarebbe divenuta l'ONU. E in realtà a Yalta si riprendono i temi che erano già stati discussi prima a, appunto da Barton Oakes su i caratteri di questa organizzazione. E uno dei problemi che venne discusso a Yalta, che è un problema questo sì importante, era che Stalin chiedeva la possibilità del diritto di veto nell'ambito delle decisioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, cosa che venne concessa. Stalin chiedeva inoltre che in Assemblea Generale fossero rappresentate tutte le repubbliche dell'Unione Sovietica. Si arrivò a un compromesso decidendo che oltre all'Unione Sovietica stessa ci fosse la rappresentanza della Bielorussia e dell'Ucraina. Quindi in realtà diciamo che a Yalta non venne diviso il mondo, cioè questo è un po' un mito che venne creato soprattutto, devo dire, nel secondo dopoguerra da De Gaulle, sulla base appunto di quella irritazione che lei ricordava prima, per il fatto che la Francia non fosse stata coinvolta in questo, in questa importante conferenza. Sì. Diciamo che la divisione del mondo, che poi soprattutto la divisione dell'Europa, chiaramente, era in fondo poi il risultato, questo benedetto in qualche modo anche, se ricordo bene, da Stalin, no? Chi arriva con le proprie truppe decide poi del futuro dei territori che sono stati occupati o liberati dalle proprie truppe, per cui voglio dire, la Francia, l'Italia, il Belgio, l'Olanda, eccetera, rientrano nella sfera europea, nella sfera occidentale, perché in fondo sono stati liberati dagli angloamericani. E naturalmente la Polonia, la Romania, la Bulgaria, eccetera, rientreranno nella sfera di influenza dell'Unione Sovietica perché sono arrivate per prime le truppe dell'Armata Rossa e quindi hanno contribuito a cambiare, se vogliamo, gli equilibri politici e sociali di questi paesi, favorendo l'arrivo al potere dei partiti comunisti locali e così via. Quindi, diciamo, questa è un po' la realtà, però è chiaro che in fondo ci piace pensare che tre persone si riuniscano e decidono delle sorti del mondo attorno a un tavolo. In realtà non è proprio così, diciamo che pensavano a cose più contingenti, devo dire la verità. Sì. Chiaramente non avevano deciso col righello e con la matita, però diciamo che un concetto di appartenenza, cioè dove arrivo, mi fermo e posseggo quel territorio, era una cosa importante, e soprattutto la definizione di nemico. Per esempio, dopo la guerra l'Austria non fu considerato un territorio nemico, ma una vittima del nazismo, tant'è che fu un territorio libero e i russi arretrarono e quindi lasciarono libero questo territorio. Chiaramente era un primo approccio che non era definitivo perché era tutto in forse, però qualche storico suggerisce che c'era anche un disegno come dividere l'Italia, giusto? In allora, quattro parti. Per l'Italia, posso confermare quello che sostenevo prima. Per la fin dei conti l'Italia viene liberata dagli angloamericani e quindi indirettamente, altrimenti non è messa scritto da nessuna parte, voglio dire. Dobbiamo pensare che la Seconda Guerra Mondiale è una guerra totale, una guerra ideologica, quindi anche una guerra di ideali. Nessuno si sarebbe permesso di dire che si vinceva la guerra per spartirsi il mondo, si faceva la guerra per liberare il mondo, una cosa un pochino diversa. Per quanto riguarda l'Italia, il problema in realtà non si pone, perché voglio dire, se c'è un tentativo di spartizione di sfere di influenza è la conferenza tra Churchill e Stalin della fine del 1944, sì, in cui è la famosa conferenza delle percentuali, in cui c'è il famoso pezzo di carta in cui appunto Churchill indica una serie di paesi, dice un tot agli inglesi, un tot, o se preferisce, diciamo, agli angloamericani, e un tot ai sovietici. Ma questo riguarda soprattutto alcuni paesi dell'Europa centro-orientale, ad esempio il caso della Jugoslavia,
50% e 50%. Cosa significa? Significa nulla, perché in realtà, voglio dire, la Jugoslavia poi sarebbe stata liberata prevalentemente dalle forze di Tito, e quindi nel 1945 del 50% degli angloamericani, a mio giudizio, non c'era molto, anzi non c'era proprio nulla. Certo. Per ciò che riguarda la Grecia, 90%, 10%, in realtà è quasi 100%, perché nel 1944, quando c'è un tentativo insurrezionale dei comunisti ad Atene, le truppe inglesi, che erano appena arrivate, con la liberazione del paese, partecipano alla repressione di questo tentativo insurrezionale. Quindi c'è effettivamente un tentativo vecchio stile ottocentesco, no? Di divisione in sfere di influenza, che guarda caso riguarda forse più Churchill, in parte Stalin, che non Roosevelt. Cioè, questo devo dire Stefano Loconi, che è uno specialista di storia americana, lo può spiegare meglio di me. La visione rooseveltiana era una del sistema internazionale era diversa, era una visione, se vuole, più moderna, che riprendeva i principi wilsoniani con alcune modifiche, il concetto del famoso dei quattro poliziotti, eccetera, eccetera, però alla fine dei conti si fondava su che cosa? Su una visione delle relazioni internazionali che era nuova e relativamente moderna, in cui sarebbe stata un'organizzazione internazionale a gestire la comunità internazionale, certo, con il ruolo importante di alcuni paesi, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica e, dal punto di vista di Roosevelt, la Cina nazionalista, la Cina Chiang Kai-shek. Però ci sono degli storici che suggeriscono che Churchill voleva dividere l'Italia in quattro parti. La parte nord-est fino a Bologna doveva essere in possesso di Tito, la parte invece ovest, quindi Liguria, Lombardia e Piemonte ai francesi, la parte centrale e la Sardegna agli americani, la parte sud era di comodo per l'Inghilterra. Questa era stata una delle proposte, ma naturalmente voi se ne conoscete più di me, e si narra che questo era uno dei rischi che poi naturalmente non si avverò. Ma allora, ci so, io ora, al di prego, là del dettaglio sulla sorte dell'Italia e di questa idea, Churchill aveva tantissime idee, ma non necessariamente poi aveva gli strumenti per portarle avanti. E in una situazione di visione del dopoguerra si progetta anche l'inverosimile. Churchill torna da Yalta dopo essere stato alla conferenza di Mosca, a cui ricordava prima il professor Varsori, e chiede al suo stato maggiore di pianificare una operation unthinkable, no? L'operazione impensabile, quella in base alla quale gli Stati Uniti e la Gran Bretagna avrebbero dovuto fare guerra all'Unione Sovietica per contenere l'espansionismo. Quindi nelle carte d'archivio si trova di tutto, di più, anche la spartizione dell'Italia in quattro. La questione è una questione più ampia, che va al di là dell'incontro di Yalta, che riguarda la visione dell'ordine internazionale articolata, declinata secondo due diverse strategie. Da un lato c'è la strategia degli Stati Uniti, che a torto o ragione escono dalla Seconda Guerra Mondiale, stanno uscendo dalla Seconda Guerra Mondiale come l'unica superpotenza capace di svolgere una politica di dimensione globale, perché rispetto agli altri vincitori hanno avuto un'economia che è rinata grazie all'industria bellica e soprattutto hanno un territorio che non è stato toccato dalle operazioni militari, a parte l'appendice di Pearl Harbor, che insomma non è il territorio continentale degli Stati Uniti. Gli altri vincitori invece hanno grandissimi problemi. Ha grandissimi problemi la Francia, che è un vincitore per modo di dire. Ha grandissimi problemi l'Unione Sovietica, lo ricordavamo prima, probabilmente 27 milioni di morti, gli impianti industriali della parte occidentale che sono stati trasferiti in fretta e furia al di là degli Urali. Quindi non c'è un apparato industriale e tecnologico capace di sfidare quello degli Stati Uniti. Sono in grandissimi problemi anche
il Regno Unito. Il Regno Unito ha vinto, sta vincendo due grandi guerre mondiali, ma è andata quasi in bancarotta. Poi questo spiega perché nell'immediato secondo dopoguerra la Gran Bretagna rinuncia a svolgere anche una politica mediterranea che bene o male i governanti di Londra si erano illusi potesse essere una sorta di lago inglese con Malta, no? Quindi l'abbandono degli aiuti alla Grecia, l'abbandono degli aiuti alla Turchia, la rinuncia al mandato sulla Palestina. Quindi gli Stati Uniti sono l'unico global player, l'unico attore mondiale. Sì. Questo consente a Roosevelt di pensare a un ordine internazionale basato sul ripristino, sulla resurrezione, sul perfezionamento del sistema della sicurezza collettiva pensato da Wilson alla fine della Prima Guerra Mondiale, con però anche un grado, lo ricordava prima il professor Varsori, di maggior realismo, di qui i four policemen che avrebbero dovuto garantire il mantenimento della pace. Sì, gli altri vincitori, Unione Sovietica e Regno Unito in testa, invece, non avendo gli strumenti per fare il global player, pensano per forza di cose al sistema delle sfere di influenza, perché non potendo operare su larga scala, 360 gradi, si devono ritagliare delle zone di primazia. Certo. Per Stalin si tratta di una sorta di ritirata tattica, perché Stalin riteneva che la grande alleanza della Seconda Guerra Mondiale fosse semplicemente una pausa in uno scontro inevitabile tra capitalismo e comunismo, quasi una sorta di applicazione al sistema internazionale del principio della lotta di classe. Stalin era convinto che prima o poi ci sarebbe stato uno scontro con gli Stati Uniti e con i suoi alleati occidentali capitalisti. Quindi voleva semplicemente prendere fiato, voleva mettere in piedi un apparato per diventare lo sfidante globale degli Stati Uniti, per condurre chiaramente in una, da una posizione di forza questa sfida planetaria. Però sul momento è consapevole dei limiti dell'Unione Sovietica e quindi si aggrega, se vogliamo, alla visione churchilliana del tentativo di ripristinare le sfere di influenza. E i negoziati sulla Polonia, l'idea di mettere al potere dei governi, fra virgolette, amici, cioè filocomunisti, nei Balcani e nell'Europa orientale, è funzione della necessità di Stalin di spostare verso l'Europa centrale la prima linea della difesa sovietica in vista di questo inevitabile terza guerra mondiale che contrapporrà il comunismo alle potenze capitalistiche. Sì, 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 esatto. Ma volevo tornare un attimo al discorso di prima, che la proposta del dividere l'Italia in quattro era di Winston Churchill, invece la negazione è di Roosevelt. Roosevelt dice no, perché è un errore. E questo per stiamo spiegando un pezzo di storia ai nostri telespettatori. Sì, quindi, ma cioè, Churchill e Roosevelt, ammesso che l'Italia resti unita, hanno anche delle visioni differenti su quello che debba essere il regime postbellico italiano. Churchill avrebbe voluto mantenere in piedi, in vita, la monarchia come garanzia del fatto che i comunisti non avrebbero potuto prendere il potere in Italia, cioè vedeva nella Casa Savoia o comunque in un qualche monarca di un ramo collaterale una garanzia di stabilità conservatrice. Invece gli Stati Uniti, Roosevelt in particolare, premevano per un cambiamento di regime, vedendo in politiche progressiste lo strumento per tenere a freno
forze di orientamento non liberal-democratico. Certo, certo, certo. E, beh, diciamo che erano due culture totalmente diverse, perché Churchill aveva ancora il concetto dell'impero, inteso come impero quello di Vittoria, della regina Vittoria, mentre Roosevelt aveva un concetto di espansione socio-economica totalmente diverso, e sarà poi quello che vincerà tra comunismo e capitalismo, vincerà il fordismo. Se tutti guadagniamo qualcosa di più, tutti possiamo stare meglio e tutti possiamo consumare di più, e quindi non c'è lo sfruttamento soltanto diretto del dipendente, ma c'è una forma di condivisione della ricchezza della nazione che ha questo tipo di sviluppo. E difatti in America è proprio Roosevelt con New Deal che apre questa strada, perché l'America diventa potente anche perché proprio alla fine della guerra ha la moneta più importante al mondo, e questa è l'arma dell'America dopo la guerra, perché non c'era nessun'altra moneta che poteva competere. L'Inghilterra vengono dati miliardi di dollari, 3 miliardi di dollari, e così ad altre nazioni e anche all'Italia, col piano naturalmente di aiuti, perché naturalmente la pace sarebbe stata solo questa, se no tornavamo al Trattato di Versailles, che ha impoverito la Germania, ha creato quell'astio che ha creato poi il nazismo, che ha creato poi la guerra. E quindi Roosevelt, nella sua filosofia, che poi nasceva, la sua esperienza nasce, come diceva lei, da Woodrow Wilson, che era il precedente presidente degli Stati Uniti dopo la prima guerra mondiale, che anche lui prende spunto da quello, cioè se vogliamo eliminare le guerre dobbiamo condividere un certo tipo di economia, perché sennò o passiamo al comunismo, che è l'estremo, o all'estremo capitalismo, che invece sarà lo scontro che sarà definitivo. Ecco. In questo certo, momento però, infatti, questa visione globalista del sistema della sicurezza collettiva come superamento delle sfere di influenza, mandate chiaramente in bancarotta dai due conflitti mondiali, perché l'equilibrio di potere non è riuscito a scongiurare né lo scoppio né della prima né della seconda guerra mondiale, questa visione, diciamolo pure idealista, però ha anche sotto traccia un elemento di realismo. Certo. Superare le sfere di influenza significava anche integrare su scala planetaria i mercati. Certo. Roosevelt, e più di Roosevelt, il suo segretario di Stato, per una Cordell Hull, per una questione di cultura politica, Cordell Hull era del Tennessee, quindi era un uomo del Sud, e il Sud degli Stati Uniti è sempre stato liberista dalla notte dei tempi, aveva la consapevolezza di quello che era successo nel primo dopoguerra. Certo. Dove il tentativo di riproporre delle sfere di influenza aveva scatenato delle politiche protezionistiche da parte degli Stati europei, in parte anche da parte degli Stati Uniti, che sono state poi la concausa del crollo della borsa di Wall Street nel 29. Certo. E della Grande Depressione. Certo. Quindi l'altro obiettivo molto più realistico che non idealistico di Roosevelt per il secondo dopoguerra è quello di scongiurare il riproporsi di quelle condizioni che avevano portato alla grande crisi economica degli anni 30. Questo voleva dire per gli Stati Uniti partire alla conquista dei mercati internazionali, e conquistare i mercati globali chiaramente non sarebbe stato possibile con il riproporsi di una politica di sfere di influenza. Ma infatti, se posso, aggiungere, forse quasi quasi la conferenza, naturalmente io sto un po' scherzando, ma fino a un certo punto, forse la conferenza più importante è quella di Bretton Woods del 1944, perché alla fine dei conti, voglio dire, è la conferenza che avrebbe portato poi naturalmente al sistema di Bretton Woods, con il ruolo centrale del dollaro fino agli inizi degli anni 70 come moneta
fondamentale nel sistema economico, almeno nel sistema economico capitalistico, questo è ovvio, e Bretton Woods è all'origine, in fondo, di tutta una serie di organismi, dal Fondo Monetario Internazionale alla Banca Mondiale, e in teoria anche vi era l'idea di quella che poi sarebbe nata solo negli anni 90, che era l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Però certo, in mezzo non dobbiamo dimenticarci, fin al periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, tutte le varie conferenze sui General Agreements on Tariffs and Trade, cioè gli accordi GATT. Cioè, l'idea in fondo che sta dietro la politica estera americana da un punto di vista politico era l'ONU come strumento di regolazione del sistema internazionale, nel cui ambito era chiaro che gli Stati Uniti avrebbero avuto un ruolo, diciamo, predominante, almeno fino a un certo punto, e dall'altro lato un sistema economico internazionale fondato appunto sull'integrazione economica, sul free trade e sulla scelta, e la scelta liberista. Quindi è vero che c'è una sorta di fusione in Roosevelt di idealismo e realismo. Nel breve periodo è chiaro che la guerra fredda in parte sconvolge questa visione rooseveltiana, cioè questo è evidente, ma se noi lo guardiamo nel lungo periodo, è una delle carte vincenti del ruolo degli Stati Uniti come superpotenza globale, almeno fino, diciamo, al periodo immediato post guerra fredda. Però, certo, questo è uno degli elementi fondamentali. Quindi devo dire che forse dovremmo ricordare Bretton Woods piuttosto di Yalta, naturalmente sto un po' scherzando, chiaramente. Però questo è una delle conferenze importanti. Certamente oggi parliamo di Yalta, ma poi anche le precedenti hanno un'influenza su Yalta, ed è ciascuno porta avanti la sua politica. Però col senno di poi direi che c'è un altro fattore, che il colonialismo inglese è morto, e l'abbiamo visto, il colonialismo francese è morto, non ha più spazio, ma nasce un altro colonialismo, che è un colonialismo, quello americano, che è un colonialismo di economia. Quindi io non devo andare a prendere la terra degli altri, come il vecchio concetto coloniale italiano piuttosto che inglese, francese, eccetera, ma io posso comunque giovarmi della mia potenzialità economica, che è creata poi da una moneta che è il dollaro, che peraltro poi si constata che il dollaro non vale quello che ufficialmente veniva detto, ma naturalmente nessuno aveva possibilità di contraddire, e ha la capacità di andare e comprare. Quindi sembra quasi impossibile. Prima andavamo con le armi a sconfiggere gli abitanti di terre che servivano all'impero, e invece adesso andiamo e addirittura compriamo, e sembra quasi un assurdo, ma quella moneta, naturalmente, basta stampare carta e quella vale per quello che è l'immaginazione delle persone, e in quel momento nasce la prima vera moneta virtuale, perché poi ci sarà lo stesso generale francese che a un certo punto, quando gli vanno a comprare le fabbriche in Francia, dice: bene, allora io vi mando la carta moneta e voi mi restituite l'oro. E a quel punto il problema si è fermato ed è cominciato il discorso della diciamo, non più applicazione dell'oro, cioè della base aurea, con la carta moneta circolante. L'America disse: vale quanto la domanda e l'offerta, e quindi non c'è più base aurea, e naturalmente così fu e così è tuttora, perché oggi non abbiamo un punto di riferimento del valore della moneta, ma soltanto, diciamo, il tipo di economia e di politica viene impostato, e quindi il valore è questo. Allora sì, passerei, però andrebbero un po' ricalibrati i tempi, se posso permettermi. Sì, certo. Perché ricordava prima il professor Varsori la conferenza di Bretton Woods, sì. Della pietre angolari della primazia finanziaria statunitense fino al 1971 è rappresentato dal sistema di cambi fissi,
che viene approvato a Bretton Woods, che a sua volta si basa sulla convertibilità aurea del dollaro. Sì. Sarà poi Nixon nel 1971 a svincolare il dollaro dall'oro, cambiando sostanzialmente le dinamiche del sistema dei cambi e instaurando quel sistema che lei prima ricordava, in cui il dollaro ha un, diciamo così, ha un'importanza, un valore psicologico nei termini che diceva anche De Gaulle. Vi rimando una nave di carta stampata negli Stati Uniti. Ecco, però la centralità finanziaria statunitense nel secondo dopoguerra, come l'aveva pensata Roosevelt in occasione della conferenza di Bretton Woods, era basata proprio sui cambi fissi, sì, incentrati sulla convertibilità aurea della valuta statunitense. Certo. Bene, allora adesso lasciamo un piccolo spazio per i nostri telespettatori e parliamo, facciamo vedere un nostro contributo, Unione Sovietica, l'utile nemico, cioè un nemico che serviva naturalmente ai paesi occidentali. I sovietici da alleati a utili nemici. Chi ha pagato il prezzo più alto in termini di vite umane tra gli alleati nella Seconda Guerra Mondiale? Da una parte ci sono i 27 milioni di morti lasciati sul terreno dai sovietici, tra soldati e civili, dall'altra le vittime degli alleati, 413.000 americani con 20.000 morti solo nello sbarco in Normandia e i 365.000 degli inglesi. Strategie belliche diverse. Gli americani, che avevano un impegno in termini di uomini certamente inferiore ai sovietici, bombardavano prima di far avanzare le truppe e anche una volta sbarcati in Europa nel 1944 aspettarono che Stalin avanzasse verso Berlino prima di muoversi. Del resto, all'inizio del conflitto, per Stati Uniti e Germania i nemici in Europa erano due: i nazisti e i comunisti. La strategia messa in campo era stata quella di finanziare il nazismo e di sostenerlo affinché sovietici e tedeschi si facessero fuori tra di loro. E sarà quello che accade, perché malgrado il patto di non aggressione Molotov-Ribbentrop, le cose cambiarono rapidamente quando Hitler nel 1941 iniziò l'invasione dell'Unione Sovietica spingendosi verso est alla ricerca del petrolio. Stalin aveva invitato l'allora generale Eisenhower a incontrarsi insieme a Berlino il giorno della vittoria, ma il futuro presidente americano rispose che si sarebbero probabilmente incontrati altrove. Un messaggio chiaro di quale fosse la strategia americana per far fare il grosso del lavoro ai sovietici, risparmiando le vite dei soldati americani. Alla fine saranno proprio i sovietici ad arrivare per primi a Berlino e a varcare i cancelli dei campi di sterminio nazisti. Vinta la guerra e sconfitto il nazismo, Stalin diventerà però il nuovo nemico dell'Occidente. Ma i paesi sono talmente sfiancati dalla guerra che non ne nascerà un nuovo conflitto, ma ci si inventerà la guerra fredda. Ci si affronta, ma senza spararsi direttamente. Successivamente, con la morte di Stalin, ufficialmente per un ictus, ma nella realtà eliminato da Khrushchev, Mosca cercherà di avvicinarsi all'Occidente. Salito al potere, Khrushchev apre al mondo esterno, andrà in visita negli Stati Uniti per ribadire: noi non siamo più quelli di prima. La mossa però non sortisce l'effetto sperato e i rapporti con Washington non miglioreranno. Gli Stati Uniti manterranno le distanze anche dopo l'attivazione della linea rossa diretta Casa Bianca-Cremlino, dopo la crisi dei missili di Cuba del 1962. Così, malgrado periodi di distensione, l'Unione Sovietica resterà sempre il nemico, fino al 1991 con la dissoluzione dell'Unione Sovietica e la fine della guerra fredda. Un nemico indispensabile per gli Stati Uniti, utile per giustificare la corsa agli armamenti, alimentando un'economia di guerra che non conoscerà crisi e che continua a produrre grandi profitti anche oggi. Prego, Antonio Varsori. Diciamo che la guerra fredda diventa fredda perché probabilmente avrebbe avuto un altro epilogo, perché nasce la bomba atomica, è lì che il mondo si ferma, perché siamo al limite della catastrofe, ma al di là di questo naturalmente una sua impressione. Beh, la mia impressione è che effettivamente la guerra fredda è stata tale perché siamo entrati nell'era atomica. Ciò non toglie però che per alcuni anni
l'arma atomica sia stata considerata dai militari, ma anche dai diplomatici e dai politici, un'arma come tutte le altre che fosse possibile utilizzare, questo almeno fino agli anni 50. Io credo che il vero cambiamento sia stato soprattutto l'introduzione dei missili intercontinentali, che naturalmente, oltre naturalmente il fatto che le armi atomiche diventassero sempre più distruttive, e quindi la comprensione sia da parte degli Stati Uniti sia da parte dell'Unione Sovietica che un conflitto nucleare avrebbe poi implicato quella che non a caso veniva definita, cioè l'acronimo MAD, matto, ma che in realtà significa Mutual Assured Destruction, cioè la distruzione reciproca assicurata, cioè un gioco in cui non vince nessuno e tutti perdono. E non dimentichiamoci, cioè, in fondo gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica cercano di individuare, diciamo, delle regole per evitare questo scontro, soprattutto dopo la crisi dei missili di Cuba, quindi la linea rossa, il primo accordo sulla limitazione degli esperimenti nucleari, 68-69 il trattato di non proliferazione, perché era abbastanza evidente che meno attori nucleari ci sono nel mondo e meno rischi di un conflitto ci sono. Cioè, se gli attori nucleari sono pochi, hanno la possibilità di agire razionalmente, di non farsi condizionare da tutto questo. E poi pensiamo agli accordi, appunto al Trattato di Mosca del 1972 sulla limitazione degli armamenti strategici. Questo non significa che non ci fosse uno scontro. Io devo dire, non sono tanto d'accordo con quello che è stato detto nel documentario. Se per gli Stati Uniti l'Unione Sovietica era il nemico, per l'Unione Sovietica gli Stati Uniti erano il nemico, certo. E questo lo ricordava anche Stefano Lucconi, cioè, da un punto di vista marxista-leninista, cioè, c'è un conflitto ovvio e ineliminabile tra capitalismo e comunismo, in cui uno dei due deve per forza vincere, e siccome si parte dal presupposto che il comunismo avrebbe finito con il trionfare, è il comunismo che vince, quindi non è una questione, è un confronto reciproco. Cosa cambia con Khrushchev? Con Khrushchev cambia la convinzione che lo scontro fra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, o se preferisce tra capitalismo e comunismo, non doveva per forza di cose tradursi in un conflitto nucleare, ma che lo scontro ci sarebbe stato lo stesso, con altri mezzi, con altri strumenti. E non dimentichiamocelo, poi la guerra fredda condiziona tutto il periodo che va dagli anni 40 fino sostanzialmente alla fine degli anni 80. Perché? Perché a un certo momento in Europa prevale l'idea della distensione, proprio perché in Europa ci sono due alleanze che sono talmente rigide e talmente cogenti che uno scontro avrebbe portato quasi per forza di cose a un conflitto nucleare generalizzato. Allora lo scontro della guerra fredda si è trasferito nel terzo mondo, si è trasferito in Africa, in America Latina, in Asia, anche attraverso quelle che venivano chiamate le cosiddette guerre per procura, cioè gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica non sono direttamente coinvolti, entrambi, ma uno dei due è coinvolto contro qualcun altro che è sostenuto o dagli Stati Uniti o dall'Unione Sovietica. Guerra nel Vietnam è un esempio, ma potrebbero fare tutta un'altra serie. Proviamo a pensare, che so io, l'Unione Sovietica in Afghanistan negli anni Ottanta, l'Unione Sovietica è coinvolta direttamente, gli Stati Uniti non sono coinvolti direttamente, ma la CIA ovviamente aiuta i Mujahideen che combattono contro l'Unione Sovietica. Certo. Quindi in realtà voglio dire, è uno scontro che esiste, che ha caratterizzato tutto il periodo dagli anni 40 fino alla fine degli anni 80, giocato in maniera diversa, in modi diversi, a seconda dei luoghi, a seconda dei tempi e naturalmente a seconda anche del fatto che, non dimentichiamocelo, le leadership politiche americane e quelle sovietiche sono razionali e quindi, soprattutto a partire, diciamo, dalla seconda metà degli anni 50, inizio degli anni 60,
si rendono conto che lo scontro nucleare va evitato. Gli altri tipi di scontri, quelli fanno parte, diciamo, delle regole del gioco e possono essere quindi condotti senza particolari pericoli, cioè in Afghanistan o in Vietnam o in Congo o a Cuba, no, a Cuba no, i trans 62 sì, ma voglio dire, in altre parti del mondo non c'è bisogno di pensare a uno scontro nucleare. Però questa è la ragione per cui noi europei siamo stati fortunati, perché avendo due, voglio dire, alleanze forti e vicine, cioè una contro l'altra, perché alla fine dei conti, voglio dire, queste due alleanze si fronteggiano, beh, qui era meglio fare la distensione, perché uno scontro avrebbe quasi certamente condotto a un conflitto nucleare generalizzato, che, diciamoci la verità, né Khrushchev né i suoi successori e naturalmente nemmeno i presidenti americani vogliono, perché non sono stupidi e sanno benissimo che la conclusione è quello che dicevo prima, un gioco in cui tutti perdono e nessuno dei due vince. Certamente, ma ricordiamo anche un fatto che influisce su questo tipo di accordo e che, diciamo, mette l'America in condizione di arrivare a una sorta di trattato anche di disarmo. È la bomba zar, quella da 100 megatoni, poi portata a 50 megatoni, che viene fatta esplodere al Polo Nord e ancora se ne hanno le tracce. E fu un fenomeno talmente grande che fece pensare alla politica che non era più il momento di giocare con queste armi, che bisognava arrivare a un accordo, perché non ci sarebbe stato vantaggio per nessuno. Uno fa la guerra perché dice alla fine la vinco io nell'immaginario suo e viceversa l'altro, ma con la bomba atomica non ci sono né vincitori né vinti, e soprattutto con quella bomba chiamata bomba pulita, peraltro, che era la bomba zar, che era una bomba ad idrogeno, quindi la maggior parte del contenuto di quell'involucro era idrogeno e poi aveva un nucleo, un nucleare, aveva la parte centrale nucleare. E in questo senso, professor Lucconi, cosa possiamo dire di questo passaggio a un ripensamento, quindi a una guerra fredda, un po' più fredda di quella che si prospettava invece a Yalta, perché Yalta ognuno stava dalla parte sua, invece poi successivamente con l'arrivo della bomba atomica e soprattutto con la grande bomba zar, che peraltro anche gli americani avevano sperimentato bombe atomiche di quel tipo. E quindi come cambia la politica internazionale? Dunque, i fattori di cambiamento sono tanti. Io però ne vorrei ricordare anche uno molto più interno agli Stati Uniti, ovvero sia il passaggio dalla presidenza Roosevelt alla presidenza Truman. In questo senso, Roosevelt era convinto di poter in qualche modo influenzare Stalin e di mantenere quindi in piedi questa grande alleanza che era stata forgiata in occasione della Seconda Guerra Mondiale, mantenendola in vita anche nel secondo dopoguerra. Questa viene immediatamente meno perché muore Roosevelt a due mesi dalla conclusione della conferenza di Yalta il 14 aprile e entra alla Casa Bianca Harry Truman. Harry Truman è un personaggio senza alcuna preparazione in politica estera e soprattutto è un inveterato anticomunista. Tant'è vero che appena il 7 maggio si chiude la guerra in Europa, si ha la resa incondizionata della Germania nazista, Truman sospende gli aiuti militari dati all'Unione Sovietica, a tal punto da ordinare ai cargo che stavano portando aiuti in Unione Sovietica di invertire la rotta. Prima era stato ricordato nel contributo che abbiamo visto, quando Hitler denuncia il patto Ribbentrop-Molotov e quindi comincia l'operazione Barbarossa, viene invasa l'Unione Sovietica,
mentre Roosevelt si precipita, diciamo così, a estendere la legge affitti prestiti anche a beneficio di Mosca, Truman, che a quei tempi non era vicepresidente, era semplicemente uno dei due senatori del Missouri, rilasciò una dichiarazione in cui in sostanza diceva: lasciamo che nazisti e comunisti sovietici si massacrino fra di loro e poi troveremo un mondo migliore per instaurare un'egemonia statunitense. Quindi questa, diciamo così, particolare di cambiamento al vertice negli Stati Uniti contribuisce a spiegare perché poi questa grande alleanza fosse naufragata in tempi estremamente rapidi. Prima ricordavamo come Roosevelt avesse voluto fare una serie di concessioni a Stalin per indurlo a dare un contributo nel Pacifico alla guerra contro il Giappone. Ricordo un particolare cronologico che attesta come la prospettiva di Truman fosse diametralmente opposta. La prima atomica viene sganciata su Hiroshima il 6 agosto, la seconda viene sganciata su Nagasaki il 9 di agosto, in mezzo l'8 di agosto c'è Stalin che denuncia il patto di non aggressione del 1941, sì, dichiara guerra al Giappone, entra in guerra e a quel punto la politica di Truman è quella di affrettare il conflitto, la fine del conflitto nel più breve tempo possibile per impedire all'Unione Sovietica di dilagare in Manciuria, di aiutare le forze comuniste all'interno della Cina. Quindi cambia completamente la prospettiva da parte degli Stati Uniti. Roosevelt forse era stato troppo ingenuo nei confronti di Stalin, ma con Truman si ha completamente una chiusura nei confronti dell'Unione Sovietica, e quindi la chiusura di Truman in un certo senso alimenta all'interno dell'Unione Sovietica questo senso di ostilità, questo senso di conflittualità nei confronti degli Stati Uniti. Cioè, ci si sente, al di là di tutte le implicazioni ideologiche, ci si sente in un certo senso anche strumentalizzati da, certo, quello che formalmente era ancora, sì, l'avversario. Sulla questione della bomba all'idrogeno sono perfettamente d'accordo con lei, perché facendo un piccolo passo indietro rispetto al contributo che abbiamo visto, a lanciare l'idea della coesistenza pacifica non è Khrushchev, ma è Malenkov, sì, nel 1953, quando si rende conto che il potenziale della bomba all'idrogeno è tale che una guerra combattuta con le armi nucleari comporterebbe quel quadro che ha tratteggiato in maniera estremamente efficace il professor Vassori: sconfitta per tutti e vittoria per nessuno. Bene, professor Vassori, entriamo un attimo, perché era talmente, diciamo, il mondo occidentale era preoccupato non tanto per lo stalinismo, quanto comunque per una forma di diffusione del comunismo. Non c'era la situazione post-bellica, che tutte le nazioni erano talmente povere, la gente era talmente affamata, che una ideologia di quel tipo poteva attecchire facilmente e quindi creare una sorta di rivoluzione a favore di Stalin. Prego. Per questo è evidente, uno dei problemi che si pone alla fine della Seconda Guerra Mondiale è proprio, diciamo, da parte naturalmente delle potenze occidentali, quindi soprattutto da parte degli Stati Uniti, da parte in qualche misura anche della Gran Bretagna, è in fondo dare una speranza nei confronti dei popoli europei e soprattutto devo dire far comprendere che sarebbe stato possibile avere un capitalismo diverso rispetto a quello degli anni 20 e degli anni 30.
Questo è l'aspetto fondamentale, perché quando noi pensiamo dopo il 1945 è chiaro che milioni di persone nelle condizioni in cui si trovavano potessero guardare all'Unione Sovietica che veniva vista, e al comunismo internazionale, chiaramente l'Unione Sovietica era il punto di riferimento del movimento comunista internazionale, come il futuro, come la salvezza, come l'unica possibilità per riuscire a ricostruire la propria esistenza dopo tutto ciò che aveva significato la seconda guerra mondiale. E in questo caso noi dobbiamo pensare che certamente c'è un processo di sovietizzazione dalla Polonia all'Ungheria, attualmente i paesi dell'Europa centro-orientale, ed è chiaro che è l'imposizione di un sistema da parte di partiti che in linea di massima erano minorità, cioè i partiti comunisti in realtà rappresentano delle minoranze all'interno di questi paesi. Però non dimentichiamoci che quando questi partiti prendono poi il potere, almeno per un certo periodo di tempo, esiste anche una qualche forma di consenso nei confronti di questi, sì, nei confronti di questi partiti. Se noi pensiamo che nessuno di questi paesi, a parte la Cecoslovacchia, aveva vissuto delle esperienze di carattere democratico, diciamo, democratico liberale, sì, ma alla fine dei conti erano quasi tutti regimi autoritari, per giunta conservatori, per giunta socialmente arretrati, con forme di sfruttamento nei confronti degli strati più umili della società particolarmente forti, è evidente che una qualche forma di consenso esisteva. Se io sono un contadino polacco che naturalmente ho come unico riferimento un proprietario nobile, perché poi questa era la Polonia negli anni 20 e negli anni 30, è chiaro che il comunismo offre a me, facendomi magari diventare un operaio in fabbrica, certo, delle opportunità, probabilmente a mio figlio offrirà l'opportunità di diventare, che ne so, un ingegnere. E quindi, certo, c'è chiaro una forma di, no, di salita di promozione di carattere, una visione di promozione prospettica di carattere sociale dell'economia di famiglia. Se io posso solo concludere, prego. Qual è stato la grande, ma questo in parte lo accennava Stefano Luponi, cioè l'elemento fondamentale in fondo della politica estera americana nell'ambito del piano Marshall e poi successivamente è stato proprio quello di proporre un capitalismo di tipo diverso, un capitalismo che in fondo aveva alle spalle che cosa? L'idea della società dei consumi, cioè saremo tutti middle class, era un po' lo slogan del piano Marshall, no? Sarete, sì, tutti prosperi come noi, cioè quindi avrete tutti la possibilità di avere l'automobile, il frigorifero, la casetta con il giardino, cioè era un modello di capitalismo diverso che in fondo offriva quel benessere a larghi strati della popolazione, un capitalismo che non esisteva in Europa, voglio dire negli anni 20 e negli anni 30, neppure nei paesi di democrazia liberale, cioè, voglio dire, sì, che non esisteva, cioè la Gran Bretagna e la Francia sono due paesi democratici negli anni 20 e negli anni 30, però le sperequazioni di carattere sociale erano ancora, economico, erano ancora fortissime. L'idea appunto che viene proposta dal piano Marshall, in generale la visione, cioè il modello americano, ha successo proprio perché in fondo parte dal presupposto tutti staremo meglio. Certo. E quindi e questo è l'elemento fondamentale per l'affermazione di un modello di democrazia liberale che era nuovo, cioè il modello americano è diverso come viene prospettato rispetto a quello europeo degli anni 20 e degli anni 30, inglese, francese, quello che, diciamo, quelli più rappresentativi. Vabbè, naturalmente lasciamo da parte naturalmente i regimi fascisti, questo è un discorso naturalmente differente. Certo, grazie. Per citare Vittoria De Grazia, sì, gli Stati Uniti sono un impero irresistibile perché propongono al mondo l'accesso ai consumi, l'ingresso nel ceto medio. E se vogliamo, questo modello non vale soltanto per l'Europa dell'immediato secondo dopoguerra col piano Marshall, è un modello che poi si estende anche nei paesi emergenti nel momento in cui la guerra fredda si sposta nella periferia del mondo. Certo. Se pensiamo alle politiche di modernizzazione
prima di Kennedy, poi in maniera un pochino più limitata di Lyndon Johnson, è esattamente la stessa cosa. Portare il benessere in America Latina, portare il benessere in Asia, perché l'ingresso in questo imprecisato ceto medio da parte di popolazioni che vivono quasi al di sotto della soglia di povertà sarà un efficacissimo modo di fronteggiare la diffusione del comunismo. Poi i programmi di modernizzazione di Kennedy non funzionano per tutta una serie di contraddizioni sui quali noi non vogliamo tediare i telespettatori, però è lo stesso modello che si globalizza nel momento in cui il focus della guerra fredda non è più l'Europa ma diventa la periferia del pianeta. Certo, ma diciamo che c'è una somiglianza, c'è una condivisione delle ricchezze, una divisione delle ricchezze con due forme diverse. Una, il comunismo ci pensa lo Stato ma non è in grado di farlo perché non è organizzato per farlo, perché abbiamo visto poi i risultati. Dall'altra parte una condivisione delle ricchezze, perché se io pago di più il mio operaio, lui comprerà il mio prodotto e quindi tutti crescono e tutti saranno più tranquilli e più, diciamo, consapevoli delle loro capacità operative e del loro lavoro. La condivisione, appunto, avveniva attraverso due meccanismi totalmente opposti. Grazie del vostro intervento e io spero che i nostri telespettatori abbiano acquisito una parte della storia che è essenziale, perché se non conosciamo bene questa storia non riusciamo neanche a vedere in una prospettiva, diciamo, positiva la storia in cui noi stiamo vivendo e soprattutto quali sono i pro e i contro della politica attuale, compresa quella europea, e l'abbiamo visto con i trattori. Grazie del vostro intervento e proseguiremo e sarete, spero, nostri ospiti ancora. Certamente, grazie al professor Stefano Luconi e al professor Antonio Varsoli, grazie per il vostro contributo a questa ampia ricostruzione di quello che è stato la conferenza di Yalta, ma anche di quelle che sono state poi le dinamiche politiche successive. E adesso, prima di salutarci, come sempre, io ricordo ai nostri telespettatori dei nostri ospiti silenziosi, e ricordiamo che per Julian Assange ormai siamo arrivati agli sgoccioli, sono gli ultimi giorni, perché il 20 e il 21 febbraio ci sarà l'udienza per decidere se potrà ancora presentare ricorso oppure se verrà attivata la procedura per l'estradizione negli Stati Uniti. Ricordiamo che una estradizione di Assange e una sua condanna rappresenterebbe un gravissimo problema e un grave rischio anche per la libertà sia dei media a livello globale ma anche per tutta la classe dei giornalisti, degli editori, che si vedrebbero costretti in pratica ad autocensurarsi per evitare il rischio di essere in questo caso perseguitati, così come è stato il caso di Assange, che ricordiamo è ormai da quasi 5 anni nella prigione londinese di Belmarsh, dove è detenuto in attesa appunto dell'estradizione dall'aprile del 2019. Ricordiamo che sono in fase di organizzazione delle manifestazioni per il 20 e il 21 febbraio, al quale invitiamo tutti a unirsi o comunque perlomeno ad aggiornarsi e a seguire la vicenda di questo giornalista che è finito appunto in carcere solo per aver fatto bene il suo lavoro. Per quanto riguarda invece Aung San Suu Kyi ci sono delle novità, perché a 3 anni dal colpo di Stato che l'ha deposta, la 78enne ex leader birmana è in carcere appunto, è stata messa in carcere dalla giunta militare dopo il colpo di Stato, ha inviato una lettera che è stata inviata al figlio Kim Haris, nella quale, come dire, conferma di stare bene nonostante alcuni problemi di salute che la affliggono. Con la lettera mia madre esprime il suo affetto per la famiglia assicurandoci di stare bene, dice il figlio, il suo spirito è forte anche se la salute non è buona come in passato. Ecco, quindi finalmente arriva una voce diretta dall'ex premier birmana.
sempre ammesso che sia appunto una lettera scritta come dire, senza nessuna costrizione chiaramente da parte della giunta militare che la tiene, ricordiamo, in carcere. Per quanto riguarda invece Narges Mohammadi, anche lei è da oltre 14 anni che è sottoposta a una detenzione arbitraria, è stata torturata, è stata maltrattata, ora si trova nella prigione di Evin Teheran per scontare un totale di 12 anni e 11 mesi di carcere, e poi anche le sono state inflitte 154 frustate e altre sanzioni in 4 processi distinti. Narges soffre di patologie cardiache e polmonari e le stanno deliberatamente negando o ritardando un'assistenza sanitaria adeguata. Questa per come punizione al suo rifiuto di rispettare in particolare la legge sul velo obbligatorio. Ecco, noi ci uniamo alla voce anche internazionale, Narges deve essere scarcerata immediatamente e senza condizioni, e questo vale anche per tutti quanti gli altri che si trovano in una condizione simile alla sua e a quella degli altri nostri, come li chiamiamo, ospiti silenziosi. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento venerdì prossimo alle 21. Buonanotte a tutti.